Mi hai telefonato e detto vieni perché mi occupo di cambiamento culturale. Chiaramente io della DNA antenna ricetrasmettente lo scrivevo nel 1997, quando è nata la mia prima nipotina che ha 22 anni, fa farmacia e mi dice: guarda nonno, io non posso dirmi professore, che è stato anche tuo studente, si chiama Scozzafava, fra le tante cose un nome un po' strano, è andato in pensione anche lui a 70 anni, in 82, perché mi bocciano. Quindi è inutile che non sta a sentirti, io devo dare l'esame di farmacia, quello che dici te. Quindi dal 97 scrivo cose, eccetera, DNA, antenna, ricetta trasmittente, perché... E questo se ne è fatto anche con un'altra relazione, perché le basi sono piezoelettriche ATCC e quindi sono piezoelettriche, e quindi quando si muovono assorbono il campo elettromagnetico da una parte e dall'altra parte lo putano, cioè è come una spugna in parole. Quindi cosa succede? Succede perché il sistema piezoelettrico, che ce l'abbiamo anche nelle ossa da tante altre parti, è qualcosa che prende l'energia meccanica e la fa diventare energia bioelettrica. Quindi il sistema è chiaramente, ora che si parla di epigenetica, è chiaro ed evidente che il sistema nostro automatico proprio di azione, perché prende dal metabolismo, se io rompo un doppio legame sparo 160 nanometri e quindi quello le assorbe, non solo come ha detto Paolo, che mi ha preceduto, fisico, diciamo, Guido, che l'assorbe, e quindi non solo, ma siccome è un metro e lo fa circolare, è un sistema circolare che a doppia elica, cioè che si piega come un nastro di Möbius, e quindi circola e escono fuori dei biofotoni che sono diversi dai fotoni, perché già hanno preso l'informazione dell'RNA. Quando va a rompere i doppi legami non fa altro che trasmettere l'informazione a distanza, che lo stesso DNA lo fa per copiarlo. Allora, tutte queste cose le trovate scritte da tanti anni e sono ancora, però non riesco a dirle alla mia nipotina. Cioè, allora è chiaro che quello che vedo oggi con l'associazione EgoCreaNet, che vuol dire io da solo creo un network, poi alla fine siamo in due, che noi abbiamo una cultura che non è più valida per le scommesse che ci abbiamo da fare oggi. Guardate, cambiamento climatico e così via. Quindi queste idee bisogna che trovino la strada di diventare, di essere divulgate. Cioè, non ai medici e basta, cioè alla gente. Cioè, quindi l'associazione si occupa di cambiamento del paradigma. E come? Proprio come il metabolismo. Voi pensate al metabolismo, che è catabolismo e anabolismo, che cosa vuol dire? Vuol dire che prima decodifico. Decodifico che cosa? Tutto il meccanicismo, perché tutto proprio si fa una strategia non per buttarlo via, per andare al supermercato, per comprare un po' di frutta, eccetera. Certo che parlo di chili, forse, e così via. Poi, quando voglio arrivare a un altro livello, bisogna che cambi la cultura generale per affrontare questi discorsi, perché se no, se rimango con delle idee che sono quelle... Cos'è il meccanicismo? È dividere analiticamente in tante piccole pezze e dire che la somma è uguale al totale dei pezzi. Quindi non ci sono interazioni. Pensate che tutta la fisica classica è come un gioco del biliardo, dove non si sa chi usa la stecca, perché sembra che si muovano da sé, cioè hanno dei percorsi, cioè nessuno, mentre poi vedrete, sì, mi riesce male. Io ce l'ho avuta abbastanza forte, a dire la verità. Comunque, però la stanza è grande. È per la televisione. Sì, hai ragione. Detto questo, il cambiamento culturale va fatto come un'operazione metabolica. Catabolismo, piglio, decodifico e ricodifico, perché non vedo altro sistema che non un sistema molto naturale come il metabolismo. E allora, le condizioni meccaniche, purtroppo, sono quelle in cui la gente crede che sia vero quello che vede e quello che sente.
non ha capito proprio com'è la faccenda, perché credo da Aristotele, da Platone, Democrito e così via, la gente ha usato l'immaginario, cioè non è perché le cose sono così come sono, vuol dire che te le sei immaginate e hai creato una cultura. Questo momento sembra che la cultura non si riesca a fare, cioè nel senso che ci sono troppi interessi che sono contrari, perché la ragione poi è quella. Quindi c'è un discorso di terapia delle idee che va fatta con un'operazione metabolica. Cioè devi prima distruggere tutto quello che è stato isolato. Prendiamo, ne parlava stamani la professoressa, il soggetto oggetto. Ma come fai a pensare che ci possa essere un soggetto che vede il muro? Lui è l'oggetto, io sono l'oggetto e siamo separati, cioè non c'è nessuna interazione. Allora non sono io, perché io mangio, bevo, dormo, vado a letto. Che discorsi sono che c'è un soggetto che è separato dall'oggetto? È assurdo, è talmente assurdo che non sono più io quello che vedo. O è la Madonna, o è Dio, non lo so chi è, perché non sono io, perché di fatto io non posso essere isolato dal sistema, non faccio altro che respirare, bere l'acqua, e come faccio a essere isolato? Cioè questa è una bischerata, l'ha detta Newton, perché pensava che noi si vedesse come una macchina fotografica, ma noi si costruisce quel muro lì, non è che è così, quell'energia. Io lo vedo così perché mi basta di vedere la materia, se no mi ci spacco la testa, ma pensate che la prima quantistica, visto che ho fatto chimica quantistica, ho fatto l'equazione di Schrödinger. Ma che cos'è l'equazione di Schrödinger? È fatta di due parti. Uno è un esponenziale che c'ha la psi, cioè c'ha se la lunghezza d'onda diventa talmente lunga che può essere usata una retta, l'equazione e l'esponenziale va a zero e mi rimane l'hamiltoniano, cioè uguale a FMA. Ma questo è un imbroglio. Cioè, poi se comincia a dire orbitale molecolare, guarda che si sa da Planck che l'onda particella sono simultanee allo stesso tempo, per dire. Ma siccome noi abbiamo un tempo lineare, allora che si fa? Si dice che c'è il crash dell'onda me ne frego, e vado a trovare la probabilità che l'elettrone gira di lì d'intorno. Una cosa che per esempio, non ve la faccio lunga, che a un chimico fisico come me lì capita subito nella testa e dice: ma scusate, voi credete che c'è solo energia elettromagnetica? E scusa, l'energia nucleare debole dove è andata a finire? Perché quella sull'idrogeno emette fotoni e biofotoni, se vado all'uranio emette delle particelle, ma le emette spontaneamente. Ma noi ci siamo, i fisici si occupano solo del nucleo, i chimici sono degli elettroni esterni per legame chimico, gliene frega di tutto il resto, e quell'altro che poi se vai a vedere come sei il legame a ponte di idrogeno, ti accorgi che dentro c'è l'energia nucleare debole a distanza. Ma è completamente qui, se sembra che c'è solo il campo elettromagnetico. Ma no, invece quello spara particelle. Allora, è possibile che io trovo una scienza talmente separata in discipline dove io la sovrapposizione di quindi ho bisogno di un'altra cultura, io devo decodificare tutte queste cose e le devo decodificare anche per bambini. Io bisogna che parta con una concezione di un cambiamento dove lascio sì le concezioni meccaniche che mi servono per fare le macchine, ma se voglio capire la vita io bisogna che cambia il punto di vista, che sia dal punto di vista elettromagnetico ma anche dal punto di vista nucleare, cioè la forza nucleare debole. Detto questo, sì. Detto questo, il messaggio questo lo devo dire. Per esempio, se separare il soggetto dall'oggetto vuol dire che sono capace di vedere la luce dei fotoni. Ma come, i fotoni sono 10 alla meno 36, come faccio a vederli? Non lo posso vedere. A me mi bruciano la rodopsina o la iodopsina nell'occhio e mi scatta un segnale neuronale. Il segnale neuronale trova sinapsi chimiche e sinapsi bioelettriche. La luce che vedo non è altro che quella che produco io alle sinapsi bioelettriche, sono biofotoni. Io non posso vedere la luce di fuori perché quella mi brucia la rodopsina. Se ti faccio un flash così per 5 minuti non vedi niente, come fai a dirmi che vedi la luce?
e mi pigli in giro. Cioè, no, come, dico in generale, è assurdo, già incomincia a dire che questa separazione soggetto già è una cretinata, è falsificabile, è già così, non c'ho bisogno di sperimentare niente, è una cretinata avere pensato che il soggetto possa essere separato dall'oggetto. È idiota, non va più nel mondo che siamo qui con telefonini eccetera, ma che davvero penso che vedo il muro, la costruisco io il muro, le immagini, i colori li costruisco io, andatevi a leggere tutte, c'è parecchia scienza in questo caso. Allora dico, se, e finisco, qui siamo arrivati al punto che la gente così normalmente crede, guarda che il mio professore Califano una volta col primo laser rosso, diciamo a Rubino, cioè, quella è una frequenza singola e lui rosso. Io no, guarda che se sei daltonico non lo vedi rosso. Insomma, qui la gente che ha un cervello, che si abitua, che apprende, qui sembra, quello fa pedagogia, l'ha capito, quell'altro fa neurologia, però un'idea che il cervello si apprende non c'è. Come fai a creare delle scuole? Cioè, nel senso che qui o rifai tipo Bartali tutto da capo, e qui va fatto sistematicamente, perché non basta fare il medico e migliorare certe cose eccetera, si va sempre con delle migliorie, però poi non vieni capito, vivi in una società che ha bisogno di un'altra cultura, è quello che facciamo come Gocranet, certamente ti ringrazio, è una rivoluzione, chiamiamola una rivoluzione sociale, culturale, che ci vorrà tempo, però se non cominci mai ti ritrovi sopra a girare intorno a un palo, ecco.